L'ospedale di Cento non chiude assolutamente, anzi, come ha detto il sindaco della città del Guercino, raddoppia. Nessun ridimensionamento al Santissima Annunziata, dove si sta lavorando per incrementare i servizi, ha aggiunto poi il direttore generale dell'azienda USL di Ferrara, Claudio Vagnini. È quanto detto durante la presentazione del neo direttore dell'unità operativa di radiodiagnostica di Cento e Bondeno, il dottor Roberto Rizzati. Unità sulla quale si è investito anche dal punto di vista tecnologico. In arrivo la nuova risonanza magnetica, il servizio però sarà sospeso per 3 mesi a partire da settembre per permettere di installare i nuovi macchinari e poi in arrivo a Cento anche una nuova TAC. Il neo direttore Rizzati è un valore aggiunto per tutto il territorio, ha sottolineato poi Vagnini. Io sono solamente la punta dell'iceberg di un gruppo di radiologi che è sempre stato ai vertici della radiologia italiana, grazie soprattutto al dottor Benea. Quindi io credo che il ringraziamento e la soddisfazione sia da dividere non solo sottoscritto, ma a tutti i miei colleghi che mi hanno supportato. Ecco. Il dottor Rizzati ha iniziato la sua esperienza a Cento in piena emergenza Covid, un periodo sicuramente non facile per avviare un'avventura professionale in ambito sanitario. Il salto di qualità io credo lo faremo con la risonanza magnetica. La risonanza magnetica ci permetterà di dare un supporto grande al professor Sassone con la risonanza magnetica cardiaca, sarà upgradata la TAC e quindi ci permetterà di fare le TAC delle arterie coronarie, cosa che è fondamentale per avere una cardiologia a tutto tondo. E poi il mio pallino, noi in azienda abbiamo un referente, oltre ad averlo a Cento nelle vesti della dottoressa Cavallini e della dottoressa Viola, abbiamo un referente italiano per quanto riguarda la risonanza magnetica della prostata, che è il dottor Massimo Tilli. Ma quali sono alcuni degli obiettivi? Sono stato quello che ha tratto il vantaggio da questo periodo, perché ci siamo amalgamati stando insieme in reparto 10-12 ore al giorno, non c'era lunedì, non c'era domenica, quindi il gruppo si è veramente coeso, non solamente il gruppo di Cento ma col gruppo anche del Delta, di Argenta e tutte le altre sedi dell'azienda USL, e questo sicuramente ci ha dato la possibilità di conoscerci meglio.